deve avere fretta. Suella è lì pronto, ancora. Attenzione, e anche Suella, mamma mia, anche Suella, contatto, deve alzare il piede, mamma mia, l'ha destabilizzato. C'è anche dietro Nixos, se ne approfitta e supera proprio Suella, e Dolcimascolo se ne va via. Mamma mia, che gara, bella lotta, bella, mamma, lotta, bella, bella lotta. Attenzione ancora, però Silvaggio su Nixos che si deve difendere. Nixos che ha approfittato molto bene su Piero Suella, che non se lo aspettava. Attenzione, mamma mia, per farsi spazio lì, l'uscita ancora, poca trazione per Carmelo Silvaggio, l'abbiamo visto, infatti Nixos gli sta dietro tranquillamente, più gomma per Vincenzo, cerchi di stare lì, proverà l'attacco all'interno, scusatemi, da Carmelo riesce a mantenere la posizione, si vede il Dolcimascolo, ne aveva molto di più perché riesce a mantenere quel cap che era riuscito a formarsi. Che lotta qua, ragazzi, andato via. E qui via, ragazzi, attenzione, perché la lotta, Silvaggio, Nixo, Suella, largo ed esce fuori, ha fatto un erroraccio. Peccato. E qua, ragazzi, peccato. Suella si è mangiato tutto, perché arriverà tra poco anche le brottaglie. No, è lontano. Quindi la lotta qui è tra Silvaggio e Nixo, 8 minuti per prendersi la prima posizione, perché vi ricordiamo che in campionato qui Vincenzo può recuperare tantissimo. Andiamola a vedere proprio. Suella quindi è dietro, quindi le grottaglie dietro anche lui. Nixos 17 punti, ok, Silvaggio 8 punti, quindi Nixos qui fa un colpaccio, ragazzi, eh? Si va a prendere un bel po' di punti, assolutamente, mamma mia, bellissima la lotta. E Carmelo anche, comunque si va a prendere, così sarebbero 9 punti, 8, 17, si metterebbe a 6 tanto punti, Fabrizio, 7 punti, sì, K a un secondo e due, sì, un secondo e due, si sta avvicinando pian pianino, non è facile, mancano 7 minuti. Intanto siamo sarà sulla lotta, un po' di push to la lotta di Nixos, guarda come chiude Carmelo, Nixos si deve fare forza all'interno, prova l'attacco, questa volta c'è, dovrà cedere Nick, Carmelo, mamma mia come forza Carmelo, e Nixos deve alzare il piede per lasciarlo passare, incredibile ragazzi, che manovre, al limite si difende Carmelo per la prima posizione in una maniera incredibile, con le unghie, con i denti, sa che sta lottando per la sua categoria, quindi potrebbe portare questi punti a riaprire il suo campionato a fine campionato la prossima. Mamma mia ragazzi, che gara, punti che doppi, ricordiamolo, punti doppi, mamma mia, incredibile che cosa sta facendo Carmelo Silvaggio. Nixos anche che deve lottare, intanto dietro c'è una napa che di mi sa che è un doppiato. Sì, è un doppiato. Sì, sì. Mamma mia, bella lotta lì. Intanto un secondo e uno di K che sta recuperando piano piano. Un secondo è a tiro di schioppo, come dice. Eccolo qua, ormai lo vede. Eh sì, a tiro di schioppo. Rimaniamo qui perché Nixos è molto vicino anche a Carmelo Silvaggio. Bella lotta tra i due per la quinta posizione. Ancora Carmelo e Vincenzo. Vediamo, Vincenzo questa volta si vuole vedere all'esterno. Carmelo lo chiude. Tra chi e chi? Tra loro due. Tra Carmelo e Silvaggio. Ah, vabbè, certo. Non pensavo che era tra K e Messina io. No. Eccolo qua. Eccola qua la sfida rinnovata ancora tra i due. Mamma mia. Bella lotta. Bella lotta però, bravi. Mamma, spettacolare. Bravi. Spettacolare. Corretta tra l'altro. Sì, sì, tra l'altro correttissima. Attenzione K, meno di un secondo. Mi sta cominciando a lappeggiare lì. Mancano 5 minuti e 50 in questo momento. Vincenzo che insegue, prende la scia su Carmelo Silvaggio, ma guarda non gli lascia un nanometro, non glielo lascia niente proprio, no. Vincenzo sta studiando dove andare a prenderlo, sta impazzendo il nostro Vincenzo. Carmelo un osso duro, lo sa, ma qui la lotta è per la prima posizione in categoria. Attenzione, attaccatissimo, lo spinge a Carmelo e qui potrebbe avere l'interno. Carmelo andrà a allargare, gli fa la finta sulla sinistra Vincenzo, vediamo se prova a staccare. No, non è qua che andrà a superarlo, ancora dietro Vincenzo, Nixos. Suella non molla, eh? No, anche lui è no, là, eh? Approfitta. No, non è Suella quello, eh? Bellina. Ah, non è Suella? No, non come è Suella, no? No, Suella c'ha un'onda. Ah no, non è Suella. Aggiornati, Aulo Cacciatore, aggiornati. Mi si era un po' impallato. Mi sa che è Claudio Fulco quello, dovrebbe essere, che ha un giro. Comunque, eccolo qua, anzi, te lo dico subito.
si è proprio Claudio Fulco doppiato. Ancora la lotta è accesissima, intanto lì davanti K ha perso un decimo, adesso lo sta recuperando, però chi è molto vicino, Vincenzo Nixos su Carmelo Silvaggio. La lotta è dura da un bel po' di minuti adesso, molto bella, agguerrita, sempre corretta. Ancora Vincenzo, mamma mia, sta respirando gli scarichi di Carmelo. Da qualche giro, eccolo qua, si fa vedere questa volta all'esterno, mamma mia, deve salire sui cordoli. Madonna. Mamma mia, che lotta, ragazzi, incredibile. Ma che cazzo stava a vedere? E Carmelo ancora affiaccati, mamma mia. No. Vediamo se la chiudono insieme. Mamma mia, che manovra di Nixos, incredibile, che cosa sta portando a casa. No, attenzione, ragazzi, la prossima curva a favore di Carmelo Silvaggio, vediamo che cosa si inventa Vincenzo. Carmelo per difendersi, bellissima. Guarda qui, appaiati ancora, stupendo. Bravissimo. Ancora avrà il favore della traiettoria Carmelo Silvaggio alla fine. Vincenzo si deve inventare qualcosa, appaiati così non potrà passare, almeno che non prova l'incrocio. Vediamo la staccata di entrambi, molto furbo, mamma mia, che sorpasso all'esterno, che sorpasso magnifico di Vincenzo Nixos, incredibile, mamma mia che gli ha fatto, mamma mia che gli ha fatto. Intanto contatto con un doppiato di Claudio Fulco, non ci posso credere, ragazzi, queste cose qua però non sono tanto belle da vedere, ragazzi, ok? Bisogna sdoppiarsi, ma in modo tranquillo e pagato. Carmelo Silvaggio però ha lottato come un toro, ragazzi, bellissima, veramente bravo. Bellissima. Vincenzo, che azione spettacolare, mentre K ha perso qualcosina su Messina lì davanti, attenzione.